Il fatto che lui vantasse una sorta di diritto di prelazione sulla sua persona la fece rabbrividire e il suo turbamento non passò. La coscienza di Kane, il patto. Autrice Constance Hess. Buon pomeriggio a tutti, siamo qui nel salotto sul divano rosso e oggi intervistiamo Constance Hess. Ok, ciao. Ciao a tutti. Che ha scritto questo bellissimo libro che io ho letto in 3 giorni, ho fatto la 24 ore quasi, l'ho letto in 3 giorni perché mi ha appassionato tantissimo. Ecco, la Stefania, Constance S. è Stefania, ok, è una mia amica che ho scoperto che ha iniziato a scrivere con mio grande piacere. Ecco, adesso tu ci racconti come è nato sto libro, perché so che è tanti anni che era lì nel cassetto, sì. Ok? E poi sta passione dello scrivere, perché ha scritto anche piccole favole, qualche poesia, che poi magari 2 poesie le leggiamo perché mi piacciono. Ok. Sì, infatti è da parecchio tempo che mi piace scrivere, ma così come hobby. Quindi anche quando ero più piccola, quando ero ragazzina, mi chiudevo in camera e allora non avevo la macchina da scrivere, non avevo il computer, quindi così con la penna riempivo i quaderni, no? I quaderni ad anelli, ecco, li mettevo lì e accendevo la musica e scrivevo, ma così per divertimento mio, e poi lo facevo leggere alle mie amiche, cioè, alle mie amiche, le storie che facevo. E dopo invece una persona là, che l'abbiamo dietro le telecamere, che è suo marito, ecco, visto che avevo ricominciato, ciao Giovanni, visto che avevo ricominciato a scrivere, un giorno mi ha detto: ma perché non porti avanti quell'idea? E ho detto: ma quasi quasi, adesso mi metto e ci provo. E poi è passato il tempo e alla fine, insomma, ho scritto questo libro, però prima di questo ho anche pubblicato qualche racconto breve. Infatti diciamo che la spinta è stata quella, nel senso che io da principiante, diciamo, ho scritto il primo racconto e ho provato a mandarlo a un concorso. E mi hanno preso. Ah, grande! Che bello, vai! Allora ho detto: dai, perfetto. È un segno. È un segno del destino. Ne faccio un altro. Ci siamo, che ti abbiamo preso. Facciamo un altro. Esatto. Allora ho scritto un altro racconto ed è stato anche quello pubblicato. E quindi quella è stata un po' la spinta che mi ha permesso di finire questo libro, insomma, ecco. Allora, ci siamo dimenticati, abbiamo qui anche la mia figlia, la Sara, che anche lei è qui ospite, se vuole dire qualcosa lo può dire. Ecco, allora, noi raccontiamo adesso, prima di tutto abbiamo qui qualche tuo racconto che io ho letto, mi è piaciuto tantissimo La leggenda del petto rosso a Natale, che è stupenda, secondo me. È una storia tenera e... Sì. E poi è successo davvero che ero lì alla finestra e hai visto questo petto rosso, mi è venuta in mente questa leggenda che mi era stata raccontata da mio nonno. Esatto. E dopo ho imbastito questo piccolo raccontino. E questo racconto dove l'hai visto? In che librino? Questa è una cosa. Questa io ho avuto il piacere di leggerlo, perché lo sai che l'ho letto e l'ho pubblicato sulle mie pagine. Poi ho letto anche Diventare Nora, che è bello, è tenero, romantico. È un racconto romantico, da sì, interessante, romantico, questo è un racconto romantico di una ragazzina, ecco, è una ragazzina molto piccola, che prende una cotta per un ragazzo molto più grande, ecco, entrambi in romantica, molto più grande, e quindi all'inizio è solamente una fantasia sua, no? Nel senso che sa che lui è più grande, lei ha 10 anni, e quindi lui la vede come una bambina. Però il tempo passa e quando lei ne ha 20, lui ne ha 33-34 e invece dopo succede che... questo dove lo possono trovare? Perché se no glielo dobbiamo leggere noi!
No, questo dovrebbe essere inserito in una, in un'antologia, in una, in un libro che dovrebbe uscire. Ecco, quindi prossimamente quando uscirà vedremo di comunicarlo, così possono, perché noi non glielo possiamo leggere, perché è breve ma però intenso, però mi è piaciuto molto. Così glielo? Vai. Grazie. Ecco. Allora, adesso parliamo della coscienza di Kane. La coscienza di Kane, io l'ho letta, come ti ripeto, è una fantascienza, però, i protagonisti, perché c'è la protagonista, diciamo, che è Alessandra, però ci sono tanti protagonisti, che ogni protagonista comunque ha la sua storia, e poi, anche se è disumano, è umano. Ma lui sì. È molto mio parere. E quindi sei riuscita a dare, a raccontare veramente bene ogni personaggio del libro e a dargli veramente la voce in capitolo. Sì. Perché mi piacciono tutti i miei personaggi e ho voluto che ognuno di loro parlasse, che avesse l'opinione sulle cose, che esprimesse i suoi pensieri, e questo succederà poi anche seguito, in cui si capiranno meglio, si approfondiranno molto meglio di anche gli altri personaggi, che hanno tutti una loro storia, anche loro. Sì, perché noi diciamo questo libro c'è questa prima parte, però continuerà, che io infatti la vedo loro, dovrò aspettare un anno. Ecco, io non so se ce la faccio. Ecco, vabbè, perché sono rimasta proprio contenta e col fiato sospeso. Una cosa che mi è piaciuta, a parte che ho segnato delle frasi belle, comunque, ecco che qui tu parli di Praga, in maniera la descrivi veramente, per dire, parli anche del cimitero. Ebraico, ecco, che sono luoghi veramente che, perché io quando l'ho letto erano talmente scritti talmente bene che ho detto ma cioè non riuscivo a capire se l'aveva inventato quello che aveva scritto o c'era in realtà. Poi io mi ricordo che durante il tuo viaggio di nozze eravate andate in vacanza lì, allora ho detto ecco, e quindi poi ti ho chiesto ma sti luoghi, ecco, e tu cosa mi hai detto? Che effettivamente sì, e Praga soprattutto mi ha colpito tanto come città, che secondo me è veramente molto molto bella. E allora, nello scrivere questa storia, ho immaginato che i miei protagonisti camminassero lì, nel ponte Carlo, e che vivessero delle avventure in questi posti che ho visitato e che quindi ho potuto descrivere un po'. In maniera? Sì, in maniera molto vera. Ecco, è molto vera. Praga, sì. Praga. Ecco. Anch'io, vero. Bella, sì. E anche Edimburgo. Ecco. Edimburgo, ho fatto camminare Kane sulla Royal Mile, che è la strada principale della città vecchia di Edimburgo. E proprio come abbiamo fatto la passeggiata noi, che ci siamo fermati a prendere il caffè, lui si ferma allo Starbucks a prendere il caffè. Ecco, quindi diciamo che... La pubblicità alla Starbucks. È scritto Starbucks, mi ha fatto la pubblicità. Infatti non ti dovrebbero pagare. Ecco, quindi questo libro diciamo che è tra il reale la fantasia. Giustamente, è la fantasia. E hai creato questa Alessandra, che è la protagonista, una delle protagoniste. Una delle protagoniste è Kane, che è invece il protagonista. È il protagonista, che l'hai descritto. È un maschio? Sì, è un maschio. Ah, ok. È un maschio. Che scelta, perché? Perché l'uomo come protagonista di un libro invece che una donna? Perché mi ha sempre affascinato l'idea di una persona che fa un percorso, no? Quindi certo. Lui non è umano, quindi dovrà andare alla scoperta dei suoi sentimenti e non sarà facile, nel senso che non è che dall'oggi al domani, cioè, è un percorso molto lungo, infatti secondo me al termine del libro ancora siamo molto all'inizio. Ma un percorso spirituale, interiore? Lui si innamora di questa ragazza. Ah, io perché non l'ho letto. Sì, e quindi... Però prima deve capire...
capirlo lui stesso, e ce ne vuole. E ce ne vuole, è vero, perché si chiama per capire quando sei innamorato. Quindi diciamo che comunque alla fine ci vuole tempo, ci vuole tempo. Che questi sentimenti comunque sono anche quelli che in realtà che sono delle persone poi vere della vita. Cioè, in realtà io ho sempre pensato che l'amore vero, no? Lo vedessi subito, non so, incontri uno per strada, cioè in qualsiasi momento della tua vita tu vuoi incontrare il tuo amore e semplicemente guardandolo negli occhi capisci che è la tua anima gemella. Secondo me non è sempre così. Invece adesso nella mia vita mi sta gritando un'altra cosa, che quel, come nel libro, cioè quel tempo... Hai imparato dopo, piano piano. Esatto, quindi non lo so. Allora, magari il colpo di fulmine può accadere, nel senso che, insomma, rimane una... Però poi magari non è la persona anche quello, della sì. tua vita. Eh beh, poi dopo dipende, c'è quello che si innamora subito e c'è quello che invece si innamora dopo. C'è storie e storie della vita. Okay. Allora, ecco, siccome Stefania, tu questo libro me l'hai regalato, noi abbiamo parlato un po', non vi vogliamo svelare perché lo dovete leggere, lo trovate su Amazon. Su Amazon? Sì, sì, su Amazon, sia in versione cartacea oppure in ebook da leggere. Ecco, quindi invito a prenderlo, che così dopo quest'altrano scopriremo poi tutto il resto, perché è veramente appassionato. Io in 3 giorni l'ho letto. C'è mio marito, che è sempre lì dietro, che diceva, no, cioè, no, dillo, non mi hai mai visto leggere così, di la verità. No, è stata una sorpresa anche per me, perché Sabina era più per le cose pratiche che le cose... Teoriche, invece mi sei proprio appassionato questo momento, non credevo, difatti. Che sia l'inizio, dai. Sì. Penso che anche te, Stefania, un po' ti sia meravigliato quando ti ha telefonato e che così in poco tempo hai detto, come, l'hai già letto? Ma io sono così anch'io, nel senso, se un libro mi piace non riesco a smettere fino a quando non arrivo alla fine, quindi bene o male l'ho capito, sono stata anche contenta, anzi, mi ha fatto piacere. Allora, però io sono come lei. Io sì, se una cosa ti piace. Allora adesso siccome... Ecco, una curiosità me la può dire, una scenografia ambientata, una situazione ambientata nel mercato, visto che ci sei stata tanto. Sì, Praga e Pagina 80. Non me l'ha detto quella di Sì, sì, parla che ci sono i mercatini tipici. Aspetta, però anche all'inizio, aspetta, quando lei scappa, che lui la insegue, vanno al mercato. È vero. Ma non posso essere inseguita da un essere così che sono qua al mercato, che ci sono le massaie che fanno la spesa, i fiori. Mi è sfuggita sta cosa, è sfuggita, è nelle prime 50 pagine? Non lo so, adesso non perché io sono arrivato alle prime 50. E allora, quella del mercato... E dopo lui scalcia le cassette della frutta. Sì, quello non mi ricordo in che pagina era. Prova a vedere. Sì, dai, prova a aiutarlo. Hai sentito quella? Che volava via l'ombrello. No, non hai detto questo. Ti ricorda niente questo, Stefania, che volava via l'ombrellone? Corse a perdifiato fino ai banchi del mercato ortofrutticolo. Lì si fermò a prendere fiato. Immersa nel profumo delle arance e nell'odore dei formaggi freschi e dei salumi, mi ricordo la prima mattina, osservò gli ambulanti pesare la frutta sulle bilance e gridare le offerte del giorno. Bello, forse se n'è andato, si disse, fermandosi a piedi pari sulla strada, incurante delle persone in cui si imbatteva. C'erano il sole, i fiori e le chiacchiere allegre delle massaie. Come poteva essere inseguita da un essere maligno? Perché lei pensa sia un essere maligno? No, lui è un essere... Oddio! Bellissimo, però. Avvertì però una mano stretta al polso. Gli occhi del demone la guardavano. Le parve di sentire sulla pelle gli artigli di un rapace mentre la trascinava via con sé, tra una girandola di volti, suoni e colori, rischiando di cadere quando venne depositata in un punto isolato del parcheggio, alle spalle dei furgoni degli ambulanti. Sì. Beh, comunque noi la gente lo deve leggere perché veramente è descritto proprio, che secondo me c'è
la Stefania dentro, certo, questo, certo, c'è sempre il formato dei saloni, sì, tutto, sì, quella è l'esperienza che lei ha vissuto, certo, quello che ti fanno la spesa. Possiamo dire che allora il tuo libro è anche un po' autobiografico? No, autobiografico no, 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 però... no, cosa ne so io? Chi era il demone? No, però non è chiaro che un demone, che io ho visto, no. Non so, non è scusato, così cioè... dire, ah, non hai sposato un demone, Giovanni. Era per fare una battuta, no, però comunque hai sempre sposato un Fiorentino, quindi ok, adesso abbiamo svelato che Stefania ha sposato un Fiorentino. Allora Stefania, me la fai la dedica del libro e dopo leggiamo due poesie che hai scritto. Va bene, quelle, va bene. Eh? Vedo. Io ti faccio un cuore. Caro amico, ti scrivo. Allora, leggo quello che va scritto, grazie! A Sabina, mi sono mostrata. Cara amica, che ho nel cuore, con tanto affetto, Stefania. Allora, adesso Sara, la leggi tu, la poesia. Nel quale avevo detto. Allora, ne leggiamo una per una o vuoi leggere te? Vuoi leggere, magari la vuoi leggere tu? No, una? No, se vuoi, volentieri. Allora, questa è una piccola riflessione sulla felicità. Bello, perfetto. Beh, e invece l'altra cos'è? E l'altra è dedicata alla sua mamma. Ah, ok, allora la mamma legge quella della mamma. Ok, vai. Allora, okay. Vai. Mi nascondo tra le pieghe dell'essenziale. È la prima volta che la leggo. Eccomi, mi sentite? Sono in mezzo a voi. Vibro nell'aria frizzante del mattino e scorro impetuosa tra le rocce dei torrenti. Non cercatemi troppo in alto nel cielo, potreste confondermi col chiarore delle stelle. Sono fiamma tremolante di una candela che spezza l'oscurità, fiocco candido di neve che dona pace alla terra. Sono modesta, amo il silenzio, mi nutro di fiori e mangio le nuvole. Wow, bellissimo. Busso piano ai vostri cuori palpitanti, vi accarezzo con il vento fresco che preannuncia i temporali, profumo di muschio e caprifoglio. Cercatemi nel volo giocoso delle rondini, respiratemi nel profondo del pane appena sfornato. Non urlo, non sbraito. Mi nascondo tra le pieghe dell'essenziale. Non sono lontana. Vi parlo, vi cerco, vi scuoto. Sono la gioia. Per quale ragione non riuscite a vedermi? Bella. Ecco. Ora tocca a te. Ok, vado. Allora, pensai che potesse essere lei, dedicato alla mamma. Sussultai al tocco della farfalla sulla pelle. Ero abbagliata dal sole, ma la vidi rinchiudere le ali dorate sul mio braccio. Le farfalle, ultimamente, erano ovunque andassi. Pensai che potesse essere lei. E mi si mozzò il fiato in gola. Doveva essere così. Mia madre adorava le farfalle. Non mi mossi, non respirai. Pregai che la farfalla restasse, ma quando le ali si spiegarono, la tristezza inspiegabilmente svanì. Risucchiata via dal mio cuore, si perse nel cielo insieme a lei. Ma ci persi anch'io e, rassicurata da quella nuova consapevolezza, mi rammicchiai sul prato, lasciandomi consolare dal canto incessante delle cicale. Bellissimo. Alla sua mamma. Sì, ok, allora, puoi dire qualcosa, Stefi? Più che ringraziarvi di questa bella possibilità. Grazie. No, grazie mille a voi. Grazie, Stefi. Grazie e ciao a tutti. Alla prossima puntata. Ciao. Ciao, ciao.